cosa sono i sette raggi? I sette raggi sono un concetto che ha iniziato a fare la sua apparizione a partire dal 600 avanti Cristo e si è diffuso in tutte le culture del mondo e anche in tutte le religioni. E si derivano dall'unica grande forza che è la vita e essa, questa unica vita, si esprime primariamente attraverso queste qualità o aspetti di base e attraverso, in modo secondario, attraverso le miriade di forme che essi assumono. Sono un campo di coscienza, sono una forza e sono l'essenza di tutto ciò che esiste. Pochi sanno che questi sette raggi ci condizionano costantemente, essi sono veicolati dai pianeti del nostro sistema solare, giungono ai nostri chakra, si esprimono attraverso i numeri e quindi sono una forza importantissima che si manifesta e che influenza, giunge a noi, ci crea e influenza la nostra vita. Comprendere i raggi che ci influenzano, comprendere questi sette campi, grandissimi sette campi di coscienza, è fondamentale perché significa conoscere noi stessi. La scuola, l'International Shishu School, ha posto questo corso proprio quest'anno al cuore della propria formazione, proprio perché essi sono alla base di tutta l'esistenza. E come dicevo prima, i numeri da 1 a 7 sono rappresentati dai sette raggi, sono i sette raggi, sono i sette rishi e quindi sono anche collegati ai sette arcangeli, sono i pianeti fondamentali, il nostro Sole emette il raggio 2, Mercurio emette il raggio 4, la Luna emette il raggio 4, Venere veicola il raggio 5, la nostra Terra e Saturno veicolano il raggio 3, Giove il raggio 2, Urano il raggio 7, Nettuno il raggio 6, Marte il raggio 6 e Plutone il raggio 1. Quindi è molto importante capire perché il raggio 1 è il raggio della volontà, è il raggio della volontà potere, è l'energia, noi non facciamo nulla, il potere inteso in inglese come power, come inteso come forza, non possiamo fare nulla se non abbiamo una forza motrice che attiva tutta la nostra esistenza e fondamentalmente noi non possiamo fare nulla se non abbiamo una volontà che muove chi siamo. E il raggio 1 tra l'altro è associato anche all'angelo dell'incarnazione perché è la forza motrice che muove il nostro corpo. Il raggio 2 è il raggio dell'amore e saggezza, l'amore e saggezza è la forza dell'amore perché una volta che abbiamo la volontà, questa volontà il raggio 2 unisce, crea, raccoglie verso di sé gli elementi che sono fondamentali poi alla preparazione e all'azione che dobbiamo fare. Pensate che la nostra volontà, cioè il raggio 1, non si muove se essa non segue l'amore. Molto spesso dentro di noi abbiamo la volontà ma non riusciamo a fare ciò che amiamo. E il raggio 3 è quello che si chiama il raggio dell'intelligenza attiva, che è il piano che governa l'esistenza, la mente di Dio. E quindi il 3 è la forza del movimento, la forza, il piano che si cela dietro al movimento dell'amore e della vita. Quindi conoscere i raggi significa conoscere se stessi e rappresentano proprio un codice, il codice di accesso a tutto ciò che esiste e vorrei proprio dire un codice di accesso a molte delle antiche discipline del passato di cui l'International Initiation School si fa portatrice. Quindi se volete conoscere di più in merito alla creazione, in merito all'esistenza, in merito a ciò che crea tutto ciò che esiste, vi invito a essere con noi proprio a questo corso I Raggi, I Sette Raggi e l'Iniziazione. Comprenderete molto di più riguardo a voi stessi e riguardo alla vita e riguardo al creato. Vi aspettiamo. Buona giornata.